questo backstage non lo vedrete mai. E sono il regista di Fatal and Son. L'idea mi è venuta circa 3 anni fa, però non essendo uno sceneggiatore ho sentito un mio amico e assieme abbiamo scritto la sceneggiatura. Dopo questa parte ho dovuto iniziare a cercare la produzione vera e propria. Come direttore della fotografia ho chiamato Paolo Zaninelli, che è un mio amico delle scuole civiche. Lui ha fatto proprio DOP. Lo conoscevo perché appunto abbiamo fatto 2 anni insieme di scuole e sapevo come lavorava e lui sapeva come lavoravo io, e quindi ci siamo trovati subito. We love you! Sono molto felice di aver realizzato questo film. Comunque è il mio primo film che faccio mio personale. Finalmente sono riuscito a realizzarlo nel 2003 anni, però ne è valsa la pena. Ho conosciuto persone comunque fantastiche e spero che mi diano una mano queste persone a fare il mio secondo film, magari. Mi chiamo Liana Catelli e sono la casting director e ho diretto gli attori sul set per questo film, Father and Son. È un film indipendente, una produzione indipendente. Abbiamo creato questo staff da quasi niente. Io e Gio ci siamo conosciuti per caso, lui mi ha parlato di questo progetto e io l'ho trovato bello e interessante. È bello perché è un progetto giovane che coinvolge tanti professionisti giovani, sia attori che nella produzione, diciamo, e tanta gente appassionata. Ma comunque professionale. Va bene, dai, non dobbiamo riprovare, anche perché piove con grande gioia, c'è il temporale. Sono Monica e sono la segretaria d'edizione e la regista del backstage che state guardando in questo momento. Fare il backstage non è stato semplicissimo, perché comunque mentre gli altri lavoravano e sistemavano io mi muovevo cercando di non dare fastidio e cercando di prendere più cose insieme divertenti. Signora backstagista! Dica! No, si levi dalle palle! Però è stata una cosa molto bella, è una cosa che non ho mai fatto e mi sono divertita tanto sia a farlo che a montarlo successivamente, anche tutte le pilloline che avete visto nelle settimane precedenti. Nella produzione ci siamo io, Jonathan, che è il regista, Lia Locatelli, che è la casting director, aiuto regia e coaching degli attori, e Gianni Colombo, che è il produttore e diciamo che ci salva un po' la vita, perché lui organizza tutto quanto, tutti gli orari, gli spostamenti, gli ordini del giorno. Ha fatto tutto lui e se non ci fosse lui saremmo persi. Poi facciamo un bel primo piano del Gianni. Sono Michele e sono il fonico di presa diretta di Father and Son. Diverso dagli altri set che ho fatto fino adesso, perché mentre gli altri set erano concentrati in pochi giorni, qui è stato un lavoro più diluito, quindi a tratti più faticoso. Comunque prendi il ritmo, lo molli, riprendi il ritmo, lo molli. Ma comunque è una bella esperienza, gente che sa come lavorare, un bel progetto, una bella idea, quindi comunque un ambiente molto rilassato. Ciao, sono Estrella Ciccoli, sono una makeup artist. Di trucchi importanti ce ne sono stati parecchi, gli attori stati molti,
ma i due più importanti sono stati due invecchiamenti fatti sui supereroi che hanno occupato un po' di tempo e anche un po' delle mie forze. L'invecchiamento l'abbiamo realizzato tramite il metodo del tiraggio della pelle. Sostanzialmente si applica un prodotto che è a base di lattice, con molta pazienza si fa asciugare il prodotto al rilascio della pelle e crea le rughe, e poi ovviamente bisogna lavorarlo con i colori, i chiari scuri, per renderlo più naturale possibile. Sono Stefano, ho 19 anni e nel film sono Philip, il protagonista. Fare questo personaggio mi è piaciuto, c'era molto da lavorare all'interno, quindi dovevo un po' guardarmi dentro, dovevo creare dei conflitti interiori e poi cercare di esportarli, pur sapendo che Philip non è uno molto espansivo, ecco. Io sono Elisabetta del Medico e il mio ruolo è quello della psicologa dei supereroi e dei loro figli. Non mi è mai capitato di fare la psicologa in nessuna occasione e ci tenevo davvero particolarmente perché è un ruolo a cui ho sempre pensato in maniera particolare, perché mi sarebbe piaciuto psicanalizzare me stessa. E quindi sentirmi nei panni di una psicologa è stato una soddisfazione non da poco, insomma. Ragazzi, mi sono divertita tantissimo perché è una produzione giovane, piena di talenti, soprattutto i ragazzi che lavorano per backstage, quelli che non si vedono mai in video ma lavorano ogni giorno per costruire veramente un progetto importante. Sono loro che sono la vera base e il motore di questo bellissimo film. È stata quella di del pestaggio nel vicolo, e è stata difficile dal punto di vista tecnico per un sacco di cose, pioggia, i tempi, le inquadrature e tutte le strumentazioni per evitare che ci uccidessimo. E poi è stata anche difficile dal punto di vista fisico per noi, perché a volte io mi sono fatto male, poi forse anche William, perché l'ho placcato e siamo andati giù proprio di peso. I totali o nella casa o nello studio della psicologa, più che altro per un motivo muscolare, nel senso che ero molto lontano dalla scena, dovevo tenere l'asta molto lunga ed ero incastratissimo, quindi lì le braccia alla quarta, quinta take iniziavano a cedere. Tecnicamente la prima sera ci ha sorpreso il diluvio e quindi avevo tutta la pioggia che mi rientrava nel microfono e più quello che non ho ripreso di quello che ho ripreso. Il momento più divertente è stato quando abbiamo fatto una scena al parco e c'erano le due ragazze che dovevano far finta di essere ricoperte da ragni e quindi stavano facendo la loro scena e a un certo punto sono passati dei vecchietti e si sono fermati e ci hanno detto: cosa succede? Dobbiamo chiamare i pompieri. È stata una scena bellissima, abbiamo dovuto dire no, è tutto finto. Va bene, no, signore, diteglielo che stiamo facendo le riprese, va benissimo. Ho girato anche una scena che è quella al parco insieme a Francesca Cecchini, che è un'altra attrice che ha collaborato con me con la scena, in cui Philip ha una sorta di interazione con due studentesse universitarie, e è stato particolarmente divertente. Io ho dovuto masticare delle pillole rosse che sapevano di schifo per simulare il sangue, perché io spiaccicherò un ragno. Dovevo avere del sangue sulla mano. Siccome volevamo ricreare questo prop, allora abbiamo utilizzato delle piccole pillole, che sono quelle dei maghi che si sciolgono in bocca, poi c'è sangue di fianco. Ecco, no, però non dovevo riuscire a salire di fianco, non sono dovuta sputare. È stata una roba bruttissima, ragazzi. La scena più difficile dal punto di vista emotivo, secondo me, è stata quella dell'incontro col padre.
a quattro occhi. Però è stata, dal punto di vista sia del mio personaggio sia mio, è stata abbastanza difficile. Poi Giacomo, l'attore che interpreta mio padre, è molto molto bravo e ha saputo reggere un certo sentimento nella scena. Philip è un personaggio abbastanza complesso, perché al di fuori sembra un normalissimo diciottenne della sua età, ma in realtà dentro è un po' spezzato in due, tra la vita che vorrebbe condurre, ovvero quella del normalissimo ragazzo, e quell'altra vita che vorrebbe condurre, quella di suo padre, ovvero famoso supereroe. Philip è un personaggio, secondo me non esistono personaggi negativi o positivi. Ognuno ha il suo dramma, ognuno ha la sua lotta, e quindi non posso dire che è positivo o negativo. Cioè, potrei dire che è positivo perché l'ho fatto io, però in realtà non è positivo o negativo, così come non lo è suo padre, così come non lo è nessuno. La passione di supereroi è... Non ho idea di quando mi è venuta la passione di supereroi, credo fin da piccolo. In tutte le storie c'è l'entità positiva e l'entità negativa, però nel mio film ho voluto parlare delle persone normali, dove c'è sia il bene che il male. E stop!